In che lingua dovrei comunicare sulle mie pagine social aziendali? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SART del web, l'agenzia che porta clienti alle attività tramite la comunicazione su misura online. Oggi rispondiamo a una domanda di Mattia, Mattia che ci ha già scritto un paio di volte e ci chiede come devo comunicare sulle mie pagine social aziendali. Allora, ci sono aziende che hanno a che fare solo con italiani e ovviamente questo problema non si pone. Ma credo, posso dirlo con assoluta certezza, lasciamo stare il credo, è molto intelligente rivolgersi anche all'estero. Al di fuori dell'Italia abbiamo un gettone di credibilità altissima dal punto di vista dei prodotti e servizi. Il prodotto italiano è visto come una cosa, oh, ok, per una questione di cultura, di tradizione, di storia. Non lo so, in questo momento non mi interessa approfondire l'argomento, ma è così. E poi, soprattutto quando arrivano i turisti in Italia, vuoi non approfittare dei loro soldi? Sono venuti qua per spendere. Quindi c'è sicuramente tanto, tanto ancora da fare da quello che vedo là fuori. Ma andiamo direttamente a leggere la domanda di Mattia. Sono sicuro che anche tu, che stai seguendo la puntata, potrai trarne molti spunti. Ciao Sarti, ho una domanda lunga, spero non troppo, riguardante la lingua da usare sui propri canali social aziendali. L'azienda nella quale lavoro, la stessa dell'evocazione storica alla quale accennavo in una scorsa domanda, ha un pubblico a maggioranza italiano ed estero, con quest'ultimo in espansione negli ultimi anni. Proprio per via di questo, come dovremmo comportarci con la lingua della nostra comunicazione? Per il nostro sito e blog il problema non si pone, poiché grazie ai plugin abbiamo un sito bilingue italiano-inglese. Con i video caricati su YouTube abbiamo optato per la lingua italiana e sottotitoli in inglese. Abbiamo preferito questo approccio piuttosto che presentare una pronuncia terribile in video. Bravi. Anche per le mail, sia newsletter a seconda della lista, sia contatto diretto con il cliente, riusciamo a aggiustarci bene in entrambe le lingue. Ma con altri social la faccenda si complica e non capiamo bene che approccio utilizzare. Su Facebook siamo sempre andati sicuramente con l'italiano e vediamo che la traduzione automatica viene utilizzata, ma ammetto che temo potrei perdere qualche contatto perché vede che la lingua non è per lui, barra lei, comprensibile. È del resto la mia prima sensazione, se mi metto nei panni di un cliente quando cerco pagine social di altre aziende. E la traduzione automatica a volte è come dire esilarante. È proprio vero, Mattia. Per Instagram abbiamo optato prima per una comunicazione con testo in doppia lingua, ultimamente solo in inglese. Il dubbio se passare totalmente all'inglese è dato anche dal fatto che al momento la maggior parte dei clienti, come detto all'inizio, sono italiani. E non so come potrebbero prendere un cambio improvviso in questo senso, specie su Facebook. Instagram ha ancora bisogno di parecchi miglioramenti e costanza da parte nostra per la comunicazione. Voi cosa consigliate in merito? Grazie e scusate la domanda lunga. Saluti Mattia. Postscriptum, stiamo applicando alcuni dei consigli del vostro canale e del blog e penso si inizino a vedere i germi dei primi risultati. Grazie. Ho appena preso uno dei libri del sarto, non vedo l'ora che arrivi per potenziare ancora di più la nostra comunicazione. Vi farò sapere. Grazie Mattia, sia per la domanda sia per l'acquisto. Il libro di cui parla è Comunicazione su misura, la strategia digitale che porta la tua azienda al successo. Ci ho messo dentro veramente un sacco di informazioni utilissime, lo posso dire con orgoglio, è scritto molto bene, è molto completo e è anche bello as fuck perché abbiamo fatto tutta l'impaginazione fatta bene. È veramente un buon prodotto, ne vado molto orgoglioso. E lo trovi ancora in promozione a 27 € spese di spedizione incluse. Ti metto il link in descrizione, non perdere questa opportunità. Detto questo, passiamo a rispondere alla domanda di Mattia, che è molto intelligente. Persone diverse stanno leggendo, guardando, usufruendo dei contenuti che io metto online, sito, social, eccetera. Come dovrei comportarmi in questa situazione? Allora, andiamo per gradi. Facciamo subito un distinguo. Quando una cosa che le persone normali non riescono a concepire è che non esiste la domanda sì-no.
cioè nero o bianco, non esiste proprio da nessuna parte, a meno che proprio non sia una castronata galattica, mi dici, posso mettere foto del mio deretano online? No, non sei una bella gnocca e non è OnlyFans, e quindi no, non lo fare, Mattia, mi raccomando. Detto questo, quando non hai questa situazione si va a sfumature. Quindi per un imprenditore, un'imprenditrice, persone intelligenti che devono fare impresa, esistono le percentuali di possibilità. Quindi fare una certa cosa aumenta le vendite, non perché è esattamente quella giusta, ma perché ha aumentato la possibilità che le persone comprassero. Quindi si va a percentuali di conversione. Non è che una cosa magari ti fa perdere dei clienti X, ma te ne fa acquisire dei clienti Y e quindi il totale è più. Oppure totale meno, quindi vuol dire che la percentuale di conversione è andata contro di te. Quindi ora vedremo delle situazioni, anche perché ovviamente da parte di Mattia alcune soluzioni che di cui parlerò oggi significano mettere più soldi sul tavolo, ok? Quindi vediamo un po' la situazione. Per le mail avete fatto una cosa che penso molto sia molto intelligente, cioè avete diviso, spero, il pubblico in italiano e inglese. In questo modo sapete a chi mandare cosa, ok? Quando il pubblico italiano mandi una mail in italiano, quando il pubblico inglese mandi una mail, una newsletter in inglese. E lì hai scelto la soluzione giusta, bravissimo. Quindi tanto di cappello, applausi e andiamo avanti. Per quanto riguarda sito e blog, ti do una brutta notizia. Ho visto con alcuni miei clienti, ti faccio un esempio, per esempio ho una cliente che mi porta dietro da 4 anni, 5 anni ormai, siamo nel quinto anno, da prima che fondassi Sarti del Web, e con lei, con Maddalena, faccio comunicazione in Madagascar, Senegal, Stati Uniti d'America, Francia, poi Colombia mi sembra, Colombia, Messico, ok. E quindi abbiamo fatto già dei test, parecchi test, poi lei si occupa di edilizia, ma comunque le persone, sempre persone sono. E quando hai detto mi metto nei panni del cliente, hai pensato benissimo. Bisogna mettersi nei panni del cliente e pensare, ok, ma come la prenderebbe il mio cliente su misura? Io a chi mi sto rivolgendo? Sto cliente su misura, come la vede sta cosa? Se gli parlo in questa lingua o in quest'altra, se gli dico questa cosa o quest'altra, cosa succede? Questo ovviamente non vuol dire che bisogna diventare degli smielati del cavolo e dei senza palle, ma questa è un'affermazione che spiegherò in un altro video. Ti chiedo scusa, la lascio cadere qua perché non è questa la puntata. Comunque, nel momento in cui ti metti nei panni del tuo cliente, ti rendi conto che vuol sentirsi parlare nella sua lingua. Quindi tu dici, ho un plugin che fa la conversione automatica della lingua sul sito, e noi abbiamo notato, numeri alla mano, cioè sul traffico di centinaia di migliaia di persone che arrivano sul sito, che un sito in lingua originale e basta converte meglio. Quindi abbiamo fatto siti diversi per posti diversi, non per ogni nazione, attenzione, abbiamo fatto un sito per la lingua francese, un sito per la lingua inglese, un sito per la lingua italiana, un sito per la lingua spagnola, perché in tutti questi paesi, che sono più di questi quattro, si parla una di queste quattro lingue, italiano, spagnolo, inglese, francese, che alla fine sono le quattro lingue più parlate nel mondo, cioè lasciando da perdere il cinese magari, però quando vai in Francia o nelle ex colonie francesi o l'inglese comunque universalmente viene parlato, lo spagnolo è la seconda lingua più parlata dopo l'inglese, e il pubblico italiano, comunque l'azienda è nata in Italia, quindi ha un forte pubblico italiano. Abbiamo notato che c'è una percentuale di conversione più alta perché il traduttore plugin non è perfetto, esattamente come il traduttore sul social. Poi mi sembra che quello sui social sia ancora più imperfetto rispetto a quello dei vari plugin, ma purtroppo un testo scritto da un madrelingua è molto meglio di un testo scritto da un italiano che sa l'inglese, è molto meglio di un testo italiano tradotto dal plugin automatico. Ti ho fatto proprio tre situazioni differenti, ok? Italiano tradotto col plugin ha un risultato. Meglio un italiano che conosce l'inglese, meglio un madrelingua che ti fa il testo direttamente, che capisce di cosa stai parlando e ti fa il testo fatto per il verso. Quindi, cosa devi fare? Io farei due siti diversi, uno per l'italiano e uno per l'inglese. Che cosa vuol dire? Può stare che quando clicchi il pulsantino della bandierina,
Non è che c'è il traduttore automatico, semplicemente switcha i due siti. Tu dici, ci vuole più tempo, ci vuole più lavoro. È vero. È vero, ci vuole budget, ci vuole personale. Ma andiamo avanti col discorso. Perché quando si parla di social, bisogna stare molto attenti a quello che si fa. Perché il social è molto più personale rispetto a un sito. Sul sito io ti vado a cercare, il social viene a cercarmi tu. Questa è a grandi linee la differenza che accade. E quindi mi arriva una sponsorizzata o vedo un contenuto in una lingua che non mi appartiene, che magari conosco poco, mi prende peggio che se vado su un sito. Ok? C'è una reazione, abbiamo notato, peggiore nelle persone se si sentono, tra virgolette, tradite nelle loro aspettative. Perché l'aspettativa è quella di una bella fruizione fluida del contenuto. Ora, se hai un pubblico sia italiano che inglese, il mio consiglio a budget zero, cioè nel senso nel dire non puoi fare grossi cambiamenti, è switchare tutto in inglese. Ho un altro cliente, già un cliente che si occupa di cotte di maglia. Cosa sono le cotte di maglia? Sono quelle armature in anelli per chi non è, per chi è a digiuno di robe medievali, quelle armature ad anelli che ti metti addosso in maniera che quelle spadate non ti feriscano, ok? E vende in inglese. È partito in inglese e va alla grande in inglese, mi sembra sponsorizziamo in tutta Europa o in Germania, comunque non mi occupo direttamente io, è uno di quei clienti che ho delegato al team, comunque sta andando benissimo e vende anche in Italia e tutto in inglese, sempre perché? Perché il cliente che fa rievocazione storica, abbiamo visto, è un cliente che riesce a sopportare questa cosa, è un cliente che magari per fare una bella rievocazione esce anche dall'Italia. Quindi abbiamo capito chi è il cliente su misura di questo nostro cliente, scusa la ridondanza, e abbiamo capito che il suo cliente su misura sopporta bene un testo in inglese, ok? Anche perché non è molto complicato quello di cui parliamo, è sempre quello l'argomento, armatura, armi, onore, battaglia e tutto il resto, e il contenuto può essere fruito in maniera molto, molto fluida anche in inglese. E qui c'è la stessa situazione, ti faccio lo stesso esempio che ti ho fatto prima. Abbiamo visto che il testo in due lingue è orribile, ha conversioni pessime perché è troppo lungo. Cioè se quello che a me interessa è in fondo rispetto a quello, cioè se io voglio leggere in inglese e sotto quello italiano mi rompo le palle, ok? Ci vuole una grande carica emotiva per arrivare fino in fondo, è così, bisogna solo accettarlo. Se al contrario metti il traduttore automatico, vedo certe castronate che non si possono proprio vedere, sempre per quella cliente che ho preso prima come esempio, che ha quattro lingue diverse, mi ha fatto quattro pagine social diverse. Qui non c'è stata la possibilità di fare un social che switchavi, no, mi ha provato quattro pagine social e c'è un dipendente diverso della mia cliente dietro a ogni pagina per rispondere alle varie domande in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano. Ok, che sta dietro i contenuti e che ci prepara comunque i testi, ci dà il materiale che poi noi traduciamo in testi scritti in scrittura persuasiva. Allora, la questione è quanto vuoi guadagnare? Mattia, cioè la perfezione sta in una pagina diversa per ogni... Io ad oggi a zero, come dicevo prima, ti consiglierei di switchare tutto in inglese, ok? La persona italiana... chissene, ok? Perché là fuori in inglese puoi avere molto più. Il pubblico italiano sono 60 milioni e fruscia. Il pubblico inglese sono miliardi. Sono miliardi. Non esiste un paragone. Non esiste un motivo al mondo per cui io dovrei dirti continua a comunicare in italiano. Perché se vado a vedere, prendi le testimonianze italiane, traducili in inglese, fatti materiali in inglese e spacca veramente il mercato inglese, perché ci sono pochissimi italiani che stanno vendendo fuori, purtroppo, mi dispiace, ma comunque sono qua che cerco di spingere questa cosa, là fuori ci adorano e tu ogni volta devi dire ciao, sono italiano e ti propongo un prodotto di altissima qualità, eccolo.
E questo può essere detto perché là fuori qualità italiana ha un significato molto comune, molto condiviso e molto alto, e ti permette veramente di proporti a un livello altissimo. Secondo me puoi fare abbastanza soldi tranquillamente per poi avere due diverse comunicazioni, prendere qualcuno che ha fatto la comunicazione italiana e uno che faccia la comunicazione inglese e dividere. Non serve che vai sullo spagnolo o sul francese, perché non credo che tu abbia capacità di produzioni industriali come la mia cliente, invece, che produce materiale, tra l'altro mattoni, una tipologia di mattoni molto, molto innovativa, fatta riciclando la plastica, ma è tutto un altro discorso. Dicevo, mi viene a dirti vai tutto in inglese, perché ci sono talmente tanti soldi da prendere che tempo un anno tu puoi ritornare a comunicare in italiano e comunque il tuo pubblico italiano te la perdona. Questa è una cosa che mi sento di consigliare perché la vedo molto fattibile. Poi i consigli sono sempre pericolosi perché non stai rischiando sicuramente le chiappe mie, rischi le chiappe tue ovviamente, Mattia, no? Però ecco, hai veramente veramente nelle mani, secondo me, un enorme macchina per soldi che può veramente portarti lontano e può permetterti di allargarti, perché non so se al momento sei impegnato nella produzione, poi dipende da imprenditore a imprenditore. Cosa ami fare? Cosa ti piace fare? Ti piace più produrre questa cosa? Ti piace più organizzare? Ti piace più parlare con i clienti? Trova il tuo settore, concentrati solo su quello che ti piace, delega tutto il resto, fai crescere la struttura e sarai ricco facendo quello che ami. Ripeto, diventerai ricco facendo quello che ami, perché hai trovato la strada giusta. In che lingua devo comunicare? Cioè, hai già capito, cioè, sei più avanti di tantissimi quarantenni e cinquantenni che conosco, che devo prendere a testate perché non riescono a uscire. Ti faccio un esempio proprio X, no? Io sono nato nella ristorazione 40 anni fa e ci ho lavorato per tutta la vita, sia come perché alcuni albergo, ristorante nostro, poi sotto padrone perché non volevo più lavorare con la mia famiglia, eccetera, eccetera. Poi come sarto ho gestito la comunicazione di ristoranti, perché sono comunque attività molto semplici e con un grande movimento di cassa. Sai che, ma si contano sulle dita di una mano, sui vari decine che ho incontrato, le persone che sono riuscito a convincere a creare un menù in lingua. Cioè, adesso facciamo l'esempio del russo, per esempio, perché anche con la cliente di Fare Edilizia stavamo preparando la comunicazione in russo e poi c'è stato l'attacco della Crimea, si è bloccato tutto perché non si può più fare un cazzo. Ma stessa cosa con i ristoranti, cioè ormai è vecchia di 15 anni l'idea, cacchio, i russi coi soldi vengono qua e spendono quanto vogliono, spendono tantissimo. Quanti ristoratori conosci che hanno stampato il menù in russo? Io veramente gli darei fuoco all'anima, porca di quella miseria, per non dire al locale perché poi mi denunciano, ma veramente farei un macello. Quanto costerà stampare 10 menu in russo, 10 menu in francese, 10 menu in inglese, 10 menu in tedesco? Quanto costerà? Niente rispetto al guadagno che faresti, ma a queste persone gli tira il culetto, gli fa piccolo così, perché no, spendere soldi per una cosa per cui non devo spendere soldi, e però poi quando arriva il cliente lo scontentano. Cioè, trovare delle strategie per spillargli più soldi facendolo contento, dimmi te se esiste qualcosa di più bello. No, non vogliono, ok? Cioè, tu ti sei fatto una domanda che queste persone piene di soldi, ma che adesso piangono miseria perché ovviamente le cose vanno male, cosa posso fare? Oh mio Dio, non si fanno in tutta una vita, ok, di attività. Quindi complimenti Mattia, credo che tu sia veramente una persona molto sveglia, non vedo l'ora di conoscerti. E applica tutti i consigli che troverai nel mio libro, applica tutti i consigli che trovi nelle mie puntate, nei miei podcast, nei miei video, ovunque, perché veramente se c'è tantissimo là fuori da prendere, ci sono tantissimi soldi che ti aspettano, tantissimi clienti che saranno enormemente soddisfatti di quello che gli spedirai. Quindi veramente dacci dentro e sogna in grande, perché puoi fare tutto quello che vuoi, puoi veramente raggiungere tutto quello che vuoi. Devi solo cominciare a pensare al di fuori di quello che la tua cultura ti ha disegnato attorno come recinto.
la comunicazione online, comunicazione su misura, è questo: bucare sto recinto, questa area di influenza limitata che tutte le imprese hanno purtroppo, perché qui il limitato siamo qua. Per attività come la tua, che non sono geolocalizzate, che non hanno questa maledizione di non potersi spostare da dove sono, di non poter agire su più persone rispetto a quelle che arrivano, ok? Pensa a un bar, pensa a un'edicola su strada. Cioè, esistono attività, tra virgolette mi viene da dire, più sfigate oggi. Attività che sono limitate a quante persone le raggiungono. Cioè, vuol dire veramente dipendere da una forza esterna al di fuori del tuo controllo e quindi probabilmente pigliarla anche in quel posto molto facilmente. Ma tu puoi spedire in tutto il mondo. Se ti organizzi, puoi veramente avere un'autorità in tutto il mondo. Devi solo prendere il mappamondo, girarlo, puntare con una puntina lì e dire: oggi ci concentriamo su questo punto lì. Fai partire le campagne, fai partire la comunicazione, usi tutti gli strumenti che hai e te lo mangi quella frazione di globo terraqueo, ok? Mi è proprio piaciuto rispondere alla tua domanda, ti ringrazio per averci scritto, ho avuto l'occasione di parlare di cose che mi sono piaciute tanto. Molto bene, questa puntata extra ti è stata offerta dal Sarto in maglietta gialla, che ha questa maglietta con scritto The Cash, okay, che è il mio soprannome, le fans dei Sarti, chiamate le bimbe di Cash, me l'hanno regalata e la indosserò con molto piacere di tanto in tanto su questi canali. Io sono Enrico Cecchini, responsabile dei Sarti del web, mi occupo di quello che hai appena ascoltato, portare clienti alle attività tramite l'applicazione della comunicazione su misura sui social e online. Attirare clienti, fidelizzarli, aumentare l'entrata media, lo scontrino medio per ogni cliente, aumentare il tempo che un cliente rimane con te e quanti soldi spende nella sua vita. Detto questo, ti ringrazio di avermi seguito sin qui, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!